Ciao a tutti, benvenuti al nuovo Cosa 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 di Mr. Gaucho Romano. Questa settimana è la prima, se non sbaglio, il primo Cosa 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 di luglio e quindi uno dirà: ma non ci sta una fava da vedere al cinema? E invece io vi stupisco con due cosa vedere al cinema. Quindi una menzione speciale. Il primo, il cosa 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 ufficiale della settimana da vedere è Le cose belle di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno. È un documentario che ha girato in lungo e largo per festival prima di arrivare finalmente in sala. Questo è un documentario, secondo me, bellissimo e molto anche interessante teoricamente, perché è un documentario in fieri. Parte nel 97, se non sbaglio, comunque seconda metà degli anni 90. La Rai commissiona loro due di andare insomma, nei quartieri popolari di Napoli a parlare ai bimbi e a chiedergli come vedranno il loro futuro, cosa pensano del futuro, cosa vogliono fare da grandi. Fanno questa specie di mini documentario, un'ora più o meno per la televisione, e poi però non se ne sa più niente. Hanno l'idea di ritornare 15 anni dopo su quei luoghi a cercare quelle persone e a vedere che fine hanno fatto, se quei sogni, se quella loro idea di futuro si è realizzata. Ne vengono fuori alcuni ritratti, mi pare 4 o 5 ritratti assolutamente belli, emozionanti, commoventi, innanzitutto perché è la vita vera che è bella, emozionante e commovente, e fa questo film quello che dovrebbe fare veramente un documentario, ossia raccontare in questo caso le persone in maniera talmente intelligente, talmente forte, talmente empatica, che non solo tu hai l'idea di conoscere quelle persone, di volerne sapere sempre di più, ma anche di volerle vivere, di volerci uscire la sera a cena, non lo so, veramente crea un'empatia, un rapporto con il pubblico che è sì la forza dei personaggi che racconta, ma anche l'intelligenza, la consapevolezza cinematografica di questi due registi, che sanno perfettamente che il documentario, soprattutto oggi, soprattutto in Italia, non può essere accendere la telecamera e mostrare, ma deve essere qualcosa che ha a che fare con il linguaggio, con la comunicazione verso lo spettatore. E in questo ci riescono benissimo. Uno dei più bei documentari che siano usciti in questi ultimi anni in Italia. La menzione speciale va a un film francese, La gelosia di Philippe Garrel. Era a Venezia un paio d'anni fa. Questo film racconta in maniera molto semplice l'ascesa e la caduta di una storia d'amore, non solo attraverso i sentimenti della storia d'amore, ma soprattutto attraverso quelle che sono le questioni personali, le questioni private, tutto ciò che va fuori all'amore e che però la storia d'amore rischia di distruggere, rischia di fargli male. E lo fa con una secchezza, secchezza in senso positivo, cioè con una limitatezza di mezzi espressivi. Dura un'ora e un quarto, ci sono dialoghi, sono attori straordinari, Louis Garrel, che è figlio del regista, e a cui il regista, che è il padre, chiede di interpretare più o meno la vita del nonno. E in questo c'è anche questa forte dote autobiografica, e c'è Anna Muglalis che è bellissima, e dialoghi bellissimi, fresco, leggero, veloce, è forte perché tocca il cuore, ma è allo stesso tempo lieve come una brezza di primavera, ed è in questo forse come posso dire, il pregio migliore di un film che ricorda i migliori film della Nouvelle Vague. E Philippe Garrel è veramente uno dei figli legittimi della Nouvelle Vague, della miglior Nouvelle Vague. Cosa ascoltare questa settimana? È un disco di quasi 20 anni fa che però è stato riproposto da poco. Hai paura del buio degli After Hours. È un disco epocale, è un disco veramente seminale per tutto il rock contemporaneo italiano. È un disco che, cioè, chiamiamo le cose con il loro nome, è un assoluto capolavoro per la costruzione dei pezzi, per la forza delle liriche, per la grande intelligenza nel mescolare idee che sembrano provenire da vari ambienti del rock, che però creano una fusione unica, un suono che ha fondato in un certo senso il rock in italiano degli ultimi 20 anni. Esce dopo, appunto, per festeggiare una sorta di anniversario, in una versione particolare in cui tutte le canzoni vengono ricantate e risuonate con degli ospiti speciali. Può far storcere il naso perché sembra un'operazione meramente commerciale, probabilmente lo è. Alcuni dei nomi coinvolti fanno doppiamente storcere il naso, però a me pare veramente una riedizione assolutamente riuscita, che può far avvicinare a questo gruppo e a questo disco anche i più giovani, che magari non conoscono gli After Hours, ma conoscono alcuni dei, come dire, guest star che ci sono nel disco. È uno dei, insomma, veramente un assoluto capolavoro, è proprio il debutto degli After Hours. Cosa leggere?
È un momento brutto quello in cui vi consiglio di leggere questo libro. Come sapete, da un paio di giorni è morto Giorgio Faletti, che era un attore, che era uno scrittore di, insomma, un paroliere, un musicista, un cantante, ma era anche uno scrittore di thriller. Molto spesso criticato, perché comunque sia, probabilmente non era il nuovo Simenon, probabilmente non era il nuovo Chandler, ma ha scritto dei thriller che hanno avvicinato non solo tantissimo pubblico al genere thriller, quindi non solo gli appassionati del genere, ma anche tutti i lettori italiani si sono avvicinati al thriller e al giallo grazie a lui e grazie a Camilleri, ma anche a un certo tipo di ha fatto avvicinare il pubblico a un certo tipo di, come posso dire, raffinatezza nel thriller. Ora, ovviamente, dicevamo, non è un grande scrittore, ma Io uccido, che è il suo libro più famoso, probabilmente il più bello, dimostra che si può fare anche in Italia dei grandi thriller da bestseller, con però una sorta di, come posso dire, mettendoci il cuore, mettendoci forse il talento. Sicuramente sa scrivere, Giorgio Faletti l'ha dimostrato con delle bellissime canzoni per Milva, per Angelo Branduardi, sa anche scrivere questi gialli. Ha forse, ecco, come dire, il punto debole di questo libro è che ha fatto credere a chiunque di poter scrivere un giallo, di poter scrivere un thriller. E Io uccido in sé ha delle falle, magari soprattutto dal punto di vista della costruzione del racconto, della trama, ma dal punto di vista della suspense, della capacità di descrivere luoghi e personaggi, Io uccido è un libro con cui fa piacere ricordare un artista eclettico, un artista che io, che sono cresciuto negli anni Ottanta, ho conosciuto da piccolo e ho sempre stimato. Vi ringrazio, vi saluto, se vi va condividete questo video e fatelo girare un po' tra tutti i vostri amici per dar loro consigli. Noi ci vediamo, credo, domani con il Chiedi chi era, dedicato a Martin Scorsese, per parlare, cominciare a parlare della New Hollywood, e poi tutti gli altri video che ovviamente sapete bene. Ciao!